Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video molto particolare. Come avete letto dal titolo, oggi andrò a fare un'esperienza perché andrò a guardare una partita di primavera di due carissimi amici miei ragazzi. Ovviamente ragazzi vi starete chiedendo chi sono questi due giovani nostri amici che giocano nella primavera del Sassuolo, che quest'anno hanno vinto anche il torneo del Viareggio. Uno, lo avete già visto sul canale, è Hasan Mata, signori, dove l'abbiamo messo alla prova assieme ad Alessandro Noselli, che si è dimostrato veramente forte l'anno scorso. E l'altro, signori, è Russo, anche lui grandissima promessa del Sassuolo, è un mio carissimo amico. Ragazzuoli, siamo pronti per andare a fare questa esperienza veramente, veramente di livello, perché andremo a vedere una partita di primavera, ragazzi. Quindi potremo già vedere dei giovani fenomeni che andranno prossimamente magari in qualche squadra di Serie A, Serie B, Lega Pro, lo vedremo. Vi abbiamo già detto ovviamente di dedicarci un'esultanza e ci dovranno dedicare un'esultanza. Tua madre è quella lui! Sassuolo contro Atalanta, bellissima partita, speriamo di riuscire ad arrivare prima della partita, abbiamo visto che c'è un po' di traffico in strada. Detto questo, saliamo in macchina e andiamo a farci questa bellissima esperienza in primavera, signori, andiamo. Ragazzi, ci siamo, appena arrivati e sta per iniziare la nostra avventura qui in primavera, perché ci siamo, leggermente un po' in ritardino. Gli abbiamo detto prima della partita che esultanza fare, com'era l'esultanza? Allora, devono fare così. Così, questa è l'esultanza, quindi speriamo che segnino e speriamo soprattutto che facciano la nostra esultanza. Dai, Adesso facciamo subito i biglietti in cassa, dovremo avere giustamente i nostri accrediti. Assolutamente. E andiamo direttamente con questa partita di primavera. Sì, ragazzi, andiamo. E tu lo devi fare lo sportello a fianco. Che cazzo dici? Ci ho fatto con l'Asa. Alla ricerca delle torri in area di rigore, lo scambio invece è corto. Bruno, D'Andrea, Bruno, poi mezzo, anzi sul primo palo, deviazione, questo è un gol incredibile, quasi inaspettato, il Sassuolo passa in vantaggio, segna Hasan Mata, una zampata letale nell'area piccola ma da posizione defilata, e dopo 5 minuti il Sassuolo è avanti, 1-0 allo stadio Enzo Ricci. 5 minuti per il primo gol, per una piccola smorfia sorridente di mister Bigica. Il Sassuolo è avanti in casa, bello schema da calcio d'angolo. Poi sul primo palo arriva questa zampata di Mata che in qualche modo riesce a buttare il pallone in porta. Non sembrava per niente facile, sul primo palo il cross di Bruno e poi alla fine Mata riesce a sporcare il pallone. Forse anche una carambola che consente al pallone di finire in porta. Non sono mai stato a vedere una partita di primavera. Devo dire che il campo è bellissimo. Il campo è veramente bello. Sembra quasi Serie A, ragazzi. Eccolo il nostro uomo, il nostro numero 9, ragazzi. Russo. È lui, è lui. Assieme ad Hasan, che è dall'altra parte, signori. Ragazzi, ci hanno appena comunicato che uno dei nostri due bomber ha fatto gol prima del nostro ingresso. Porca miseria. Speriamo a questo punto che ce ne faccia un altro. Adesso Sassuolo sta attaccando.
campo, ragazzi. Siamo qua con dei giovanissimi che giocano al Sassuolo. Salutate, ragazzi. Ciao. Allora, come vedete questa partita? Secondo voi riusciranno i ragazzi a Primavera a portarsela a casa? Sì. Sì? Allora sì, devono. Ok. Quelli dell'Atalanta sono forti, però noi siamo più forti. Ah. Grazie. Chi è il più forte tra di voi? Io. No! Siamo tutti forti uguali. Ok. No, di che anno siete? 2012. Sì. Mi raccomando, ragazzi, so che siete ancora tanto giovani, però credeteci sempre, vi voglio in Serie A, eh. Sì. Vi fate questa promessa? Sì. Allora, quanti siamo? Oh, Stefano. Sette. Perché ne manca uno. Perché ne manca uno. Su sette almeno uno. Deve andare in Serie A. Deve andare in Serie A. Okay. Non so suo. Ok. Calcio di rigore per Atalanta, ragazzi, che rigore è? Dai. L'ha un po' trattenuto, però dai, non era rigore. Oh,
Cecchino. Niente ragazzi, lo Flavio. Bravo. Dai. Io, dai. Di lui può arrivare il gol. È finita la partita dei nostri due pupilli, signori. Peccate. Peccato per non aver visto il gol in diretta, però ce l'abbiamo il gol, ce l'abbiamo. Madonna, fortissimo. Minuti finali, signori. Atalanta in attacco. Finita. Allora, è colpa sua. Non è colpa mia, sua, è colpa sua. Non è colpa mia, siamo partiti 20 minuti dopo. L'avete fatta? L'ha fatto. Porca miseria, ci vediamo dopo, dai. Eccolo, è il goleador. Ciao. Grande. Grazie per il gol dedicato. Dammi acqua. Siamo ragazzi, siamo qua con i nostri pupilli. Grande Hasan che ha fatto gol. Grande Russo. Allora, a sto giro, questa partita, il gol non è venuto. Però la prossima, ve lo prometto, la prossima arriverà. Benissimo. Il gol ce lo siamo persi. Colpa sua. Di quello, colpa sua che siamo fermati qua con gli accrediti. Non mi fate gli accrediti. Abbiamo avuto qualche problema. Hasan ha segnato subito al primo calcio d'angolo. L'abbiamo vista e ha spaccato. Grazie per le esultanze. Che com'è stata la partita? Ci abbiamo presa tosta, potevamo chiuderla, dovevamo chiuderla. Abbiamo preso quel rigore che secondo me non c'era. Beh, però comunque, voi col Sassuolo state facendo veramente molto bene. Avete vinto anche il Viareggio quest'anno, quindi complimentoni. Il livello di difficoltà del campionato com'è? Il livello... Cioè, è tosto. Sono tanti giocatori forti. Ricordiamo che 2004, no? Sì, 2003, quindi molto molto giovani. Siete in età per fare bene. Qualche allenamento in prima squadra avete già fatto? Sì, fatto, sì, capita ogni tanto di andare in prima squadra. Com'è affrontare i giocatori in serie? Molto bello. È un altro ritmo. Rispetto al vostro. Sì. Oh, avete visto che avete due cose per me. Due regalini. Brutto. Maglia del bomber numero 9 e maglia del goleador numero 18, Mata. Grazie mille ragazzi, sto facendo una bellissima foto assieme, che la carico sul mio profilo Instagram e anche sui loro profili, seguiteli. Ragazzi, giovani promesse, giocatori del Sassuolo, speriamo che facciano veramente bene. Io vi ringrazio ragazzi, veramente, per avermi permesso così di fare questa esperienza, perché è stata la mia prima partita che ho visto di una primavera, ragazzi. Devo dire che è bellissimo. Molto bello. Anche il campo, sembra Serie A. Perfetto. È bello. Perfetto. Ringraziamo i giardinieri. Ringraziamo i giardinieri del Sassuolo. Anche lui che tra poco inizierà. Ringraziamo il custode. Cento tiri? Qui. Cento tiri? Su 100 tiri quante ne segnate? A Simone 101. Oh! Va bene. Ragazzi, detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo contenuto, diverso dal solito. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se vorreste vederne delle altre. Prossima volta arriveremo prima, quindi per riprendere un po' prima. E tu segna un po' dopo. E detto questo, ragazzi, mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento al video, ci vediamo al prossimo contenuto. Allora, ragazzi, ciao! Ecco.
gente importante, dirigenti e mister del Sassuolo, signori.